scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui tetti. Dalle nostre parti, qui al nord Italia, il sacerdote normalmente è chiamato come titolo Don. E non è così in tutto il mondo. Nel sud Italia non è chiamato Don, in missione non è chiamato così. Il titolo più comune è padre, perché mentre Don è un titolo, diciamolo, onorifico, deriva da Dominus. Dominus vuol dire signore, no? Don invece viene chiamato altrove, io credo in maniera più vera, padre. Perché viene chiamato padre? Perché la gente riconosce che in qualche modo è uno che genera nella fede. Cari amici, io lo sento molto questo aspetto, ed è per questo che questa mattina vi faccio una predica abbastanza originale, penso, proprio perché sento di nutrire la vostra fede. E parto, come faccio spesso, dall'osservazione della vita reale. È un periodo questo in cui io dentro di me, capita a tutti, no, mica tutti i giorni sono uguali. Dipende dal tuo umore, dipende da ciò che ti capita, dipende persino dal tempo. Per me dipende dagli incontri che faccio. E ne sto facendo, ma a ripetizione, di incontri con mamme che mi dicono, per esempio, Don, io ho 3 figli, 2 minorenni e 1 appena maggiorenne. Mi hanno detto che dal mese prossimo tutte e 3 non vanno più a messa, ma sono cresciuti in oratorio, sono cresciuti con me, l'esempio. Incontro una persona più adulta che ha 2 figli sposati e mi dice, ma sai Don, i miei figli sposati hanno battezzato i loro bambini, ma non vanno più a messa i genitori. E io faccio parte del consiglio pastorale, io vado a leggere le letture in chiesa, ma da chi hanno preso questi ragazzi miei? Dove ho sbagliato? Un'altra mamma mi dice, sempre le mamme, perché sono le mamme la vera colonna del mondo, mio figlio c'ha 20 anni, dobbiamo andare al funerale di un mezzo nostro parente, comunque una persona che ci è vicinissima, e dice io non vengo. Perché? Non voglio venire al funerale in chiesa. E la fatica che deve durare questa donna a dire, se non vuoi venire per fede, vieni per educazione, vieni per civiltà. Siamo stati amici, vicini, per una vita. Cosa sta succedendo, amici? E credo che anche voi, se apriamo il discorso, suonerete la stessa musica. Non lo so che cosa sta succedendo. Io sento che anche questo è un modo con cui l'uomo, l'umanità, perde il senso della vita. Io non sto a discutere con queste persone, è inutile, è inutile. Lei la pensa così, io la penso cos'ha. Però senti dentro il cuore tristezza. E proprio ieri preparavo la predica per voi e facevo passare il foglietto con su le letture, le orazioni, me lo leggo tutto, per vedere se c'è uno spunto da portarvi, perché essendo padre della vostra fede, io vorrei nutrire la vostra fede quando venite in chiesa. Ma non trovavo niente
che mi soddisfacesse, finché arrivo alla pagina 5 e leggo: credo in un solo Dio. Ecco, lì mi si è illuminato il cuore. Ma io credo, io ho la fortuna di alzare gli occhi, ma che gli altri facciano quello che vogliono, poi mi diranno, e lo fanno perché mi tempestano di telefonate da tutta Italia: preghi per mio marito che non sta bene, preghi che devo andare a fare un intervento. Ma come preghi? Fai pregare me? Ma tu vai in chiesa, ti confessi? Sono anni. Come fai a chiedermi la benedizione di Dio? La benedizione di Dio è il seme di cui parla spesso il Vangelo, sparso nel campo, ma attecchirà nel tuo campo. Il seme è buono, ma se trova un terreno sassoso, se trova un sentiero in cui gli uccellini lo beccano, se trova un terreno pieno di spine e di rovi, il seme è buono, ma non attecchisce. Cari amici, questa parola credo ha un valore, beato chi lo capisce. Io credo. Tanta gente, anche se le mamme si affannano a difendere i propri figli: no, non va in chiesa, però è buono, sa, fa tanto bene. Tu difendilo tuo figlio, mamma, è tuo diritto, è tuo dovere. Ma la fede non è questa. La fede è quel rapporto con cui tu guardi in faccia Gesù Cristo e dico: io credo in te e ti amo. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Oh amici, avremo bisogno di centellinare le parole che diciamo nelle nostre preghiere e non dire il credo buttandolo giù in un solo colpo, in un solo sorso. Padre, tu che sei padre, tu che sei madre, e ha fatto bene Papa Wojtyła a dire: Dio ci ama anche con amore di madre. Non è padre e madre. Ci ama con amore di padre e di madre, perché li ha creati lui, questi capolavori. Ma non c'è bisogno che mi metta a fare poesia su che cosa vuol dire per te padre e madre. Me lo insegneresti tu, che daresti un rene per tuo figlio, che, speriamo di no, venderesti la casa per pagare l'operazione in America per tuo figlio o tuo nipotino, perché c'hai dentro il cuore questa paternità, questa maternità che fa di te donna una leonessa. Ma da dove viene, amici? Chi nel mondo ci dice queste parole? Io credo in Dio, Padre onnipotente. Non mi metto a discutere con questa gente che non va e non crede perché è tempo perso, ma mi verrebbe da chiedergli: ma tu su che cosa basi la tua vita? Sulla salute? Guarda che passa alla svelta, eh? Sulla tua giovinezza? Guarda, è una malattia che dura poco. Su che cosa basi? Sull'amore? Per carità, per carità. Sui soldi? Sulla pace? Sì, facciamo bene a basare tutta la nostra vita su queste cose. Ma dove sta? Dove sta il blocco su cui tu basi la tua vita, arrivando magari anche fra un po' di anni al traguardo? Perché il traguardo c'è, amici, eh? Preghi perché, guarda, prego volentieri, poi ti telefono: ci guardi, è andata bene, non era quello che si temeva, era
E dico, guarda, ringraziamo Dio, però cara sorella, per questo intervento di tuo marito io ti faccio tanti auguri, ma ti ricordo che il Signore ha solamente preso il traguardo e l'ha spostato qualche chilometro più avanti. Ma il traguardo c'è sempre. Oh amici, arrivare a questa vita, arrivare a questo traguardo e sapere che c'è un Padre nostro che sei nei cieli, che ti aspetta. Sapere che c'è il Gesù di cui parla ancora il Credo. Sapere che c'è lì la Madonna. Ah, è tutta un'altra roba. Libero ciascuno di non andare più a messa. Libero ciascuno di credere in Dio. Io vi auguro, cari amici, di poter dire, ma stare qui fino a domani a parlarvi, perché poi c'è questo creatore del cielo e della terra. Lo faremo un'altra volta, perché questa parola creatore a me scuote il cuore, quando penso il cielo e la terra, altro che, di più, il sistema solare, di più, la nostra galassia, di più, i milioni di galassie che sono nell'universo. E io mi fermo perché mi sperdo. Io credo in Dio, creatore delle galassie.